Via lunedì 2 ottobre i lavori del Festival L'Italia delle Regioni 2023. Ad aprire il programma degli incontri, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dal Presidente della Regione Alberto Cirio e dal Sindaco di Torino Stefano Lorusso, nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Reale. Durante la seduta plenaria, alla presenza del Presidente della Repubblica, del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Massimiliano Fedriga, del Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, il Presidente del Piemonte Alberto Cirio ha ricordato che la centralità di questa manifestazione è tutta rivolta alle persone. Sergio Mattarella si è invece focalizzato sul valore dell'unità nazionale e l'importanza del ruolo delle regioni. Qui a Torino, in questi luoghi che parlano della storia d'Italia, le regioni inviano un messaggio di grande significato, quello di unità, di un'unità non isolata, ma in dialogo con il paese, con la società, per il futuro dell'Italia. È un'occasione per rilanciare questo messaggio di unità e di collaborazione con tutte le istituzioni del nostro paese, con l'Unione Europea, ambito che è sempre più importante e fondamentale per il futuro del nostro Paese. Le regioni siano l'asse portante, la colonna vertebrale del nostro Paese, di un'Italia che contiene un'ampia varietà di specificità, di condizioni, di ambienti, di tradizioni, di esperienze, con una conseguente grande ricchezza e naturalmente con numerosi problemi. Vi sono divari che vanno colmati. Sono poi seguite due tavole rotonde sulle grandi infrastrutture del paese e sulle manifestazioni internazionali, mentre nel pomeriggio è stato presentato e discusso il primo rapporto Ipsos L'Italia delle Regioni, rapporto sullo stato del paese e la sua percezione. E si sono svolti cinque tavoli di lavoro con ministri e presidenti sulle proposte delle regioni.